Arriva l'estate ed iniziano le punture d'insetto. Gli insetti più temibili sono i calabroni, le api, le vespe, ma anche zecche, fafani, ragni e perché non le zanzare. Quelli però più in grado di provocare le allergie sono api, vespe e calabroni che possono iniettare sostanze nocive che possono provocare dolore, bruciore, prurito, e arrossamento locale. Laddove, questi si estendano e siano più gravi e intensi per durata, si parla di reazione allergica alla puntura d'insetto. In casi rari, fortunatamente limitati, si può avere un vero e proprio shock anafilattico, quindi un interessamento del sistema cardiorespiratorio, quindi difficoltà respiratoria, brusco calo della pressione, tumefazione delle principali mucose, quindi volto, palpebre, labbra, lingua, ugola. Come possiamo fare a proteggere i nostri bambini? Sostanzialmente direi che se abbiamo un giardino possiamo utilizzare le piante aromatiche che sono un ottimo repellente naturale. In generale utilizzare comunque repellenti naturali, evitando possibilmente al di sotto dei 2 anni di applicare sostanze chimiche sulla cute. Insegnare ai nostri bambini a non effettuare movimenti bruschi nel caso di una presenza di una calabrone, di una vespa o di un'ape e vestirli possibilmente con colori chiari e neutri che è noto siano meno in grado di attirare questo tipo di insetti. Nel caso di una reazione locale, possiamo applicare le comuni, creme. Nel caso in cui questa reazione sia più importante, possiamo consultare il medico curante che ci darà indicazioni precise. E infine, nel caso di uno shock anafilattico, dobbiamo prontamente chiamare il 118 attivando il soccorso e laddove vi sia una storia nota di reazione indesiderata alle punture di insetti, dobbiamo assolutamente dotare i nostri bambini di un dispositivo di autosomministrazione di adrenalina che possa essere prontamente iniettato nella coscia da parte dell'adulto in caso di una puntura.